Bene ritrovati gentili telespettatori, eccoci nuovamente assieme con l'informazione del Veneto orientale. In apertura subito andiamo a Cavallino Treporti, parliamo di ambiente, abbiamo sentito la stessa sindaco Nesto, la quale ribadisce che bisogna fare rete proprio tra i primi cittadini del territorio, soprattutto quelli della costa, per cercare di risolvere i vari problemi che possono affliggere il territorio costiero. Sentiamo le stesse parole nel servizio di apertura del telegiornale. Siamo con il sindaco di Cavallino Treporti, Roberta Nesto. Sindaco, un patto tra sindaci, al di là della casa capolitica, un patto per cercare di far forza verso il governo stesso? Dobbiamo assolutamente pensare di far forza, come si dice, far rete con tutti i sindaci della costa per i grossi problemi, dalla viabilità all'erosione, alle risorse che è necessario investire nel turismo, e quindi chi meglio dei sindaci? Bisogna assolutamente che i sindaci facciano squadra tra di loro, ma non solo, dobbiamo far squadra anche con i nostri territori, con tutti i territori e con tutte le categorie, quindi praticamente dobbiamo pensare a una rete alla intersettoriale e tra le istituzioni. Sindaco, Cavallino Treporti è cresciuto esponenzialmente per quanto concerne il turismo. Che cosa, come state vivendo adesso il problema appunto del turismo e allo stesso modo dell'erosione, delle problematiche che ci possono essere in una località turistica? Cavallino Treporti è una comunità formata da 13.800 abitanti e ha oltre 6 milioni di presenze turistiche, quindi non sempre il rapporto funziona alla perfezione, ma ci stiamo provando, stiamo cercando soprattutto di fare un cambio culturale. L'accoglienza deve diventare una cultura di base per tutta la località, anche perché oggi l'ospite sceglie la località, non sceglie più solo la struttura, e quindi è un cambio culturale che dobbiamo fare e l'amministrazione si sta sforzando proprio in questo. Vi siete diversificati rispetto al resto della costa, siete riusciti a trovare un vostro spazio, allo stesso modo però condividete i problemi di tutta la costa. Ci sono problemi di erosione, ci sono problemi di un'industria che voi stessi state affrontando, forse non tanto riconosciuta. Assolutamente, io dico sempre che bisogna che capiamo che noi oggi viviamo di pane e turismo, e questo deve essere una filosofia di vita che ci porta ad un cambio culturale per valorizzare i nostri borghi antichi, le nostre antiche tradizioni agricole e artigianali, però all'insegna di questo turismo che è una risorsa importantissima. Pane e turismo deve essere un nostro sicuramente scopo, una nostra però sempre salvaguardando le nostre tipicità. Lei ha parlato di turismo, non solo di costa, ma ha parlato anche di borghi, e quindi si parla anche del resto del territorio. Al ministro quindi dell'ambiente che cosa gli si chiede? Il nostro territorio è una linea sottile tra mare e laguna, bagnata da tre acque. Noi abbiamo bisogno assolutamente che il nostro ambiente sia salvaguardato, che il nostro turismo sia un turismo sostenibile, e all'ambiente quindi noi ci teniamo tanto. Noi confidiamo che il ministro dell'ambiente ci dia una mano per tutelare questa preziosa risorsa che abbiamo. Tutto è pronto per le prossime amministrative a Caorle, insomma si sta discutendo per eleggere la nuova amministrazione comunale che guiderà la città marinara. Ebbene, abbiamo sentito chi è già stato vice sindaco a Caorle, Stival di Forza Italia, che comunque nelle file appunto si sta muovendo, il quale ribadisce che si punta ad unire il centrodestra per vincere dunque le prossime amministrative. Sentite cosa ha detto al nostro microfono. Siamo con Stival, già vice sindaco di Caorle. Stival, le prossime amministrative vedranno dunque tra qualche mese la nuova amministrazione comunale. Come vi state muovendo come centrodestra? Beh, noi ci stiamo muovendo valutando evidentemente una forte alleanza con la Lega, con tutto il centrodestra, poi nel momento in cui siamo quasi all'arrivo, appena troveremo questo accordo con tutto il centrodestra e soprattutto con la Lega, da lì valuteremo il candidato. Un'amministrazione uscente appunto di centrodestra, che comunque già con la sua amministrazione, quando era lei vice sindaco appunto, amministrazione di centrodestra, il centrosinistra ha fatto fatica finora a Caorle ad amministrare. Sì, e poi sai, queste cose sono un po' da valutare nel corso, poi con il candidato, valutare con la squadra. Noi vorremmo fare una squadra nuova, di giovani, di nuove esperienze, per dare anche un'immagine nuova, un futuro nuovo per Caorle. Una Caorle che vede
al turismo, ma che vede anche nell'entroterra con problematiche diverse. Non è facile gestire un comune come Caorle. Beh, non è facile perché noi abbiamo la pesca soprattutto, perché Caorle vive di turismo e di pesca e poi di tutto l'entroterra con tutte le aziende agricole che noi abbiamo. Quindi da qui dobbiamo rilanciare il settore del turismo, che siamo in enorme difficoltà, rilanciare soprattutto la pesca, perché noi viviamo molto anche del territorio della pesca e la pesca in questo momento è in ginocchio in sostanza. Secondo lei la prossima amministrazione, per quanto vi riguarda, puntate esclusivamente al centrodestra o siete aperti anche a qualche lista civica? Stiamo valutando sia come centrodestra o come magari la necessità anche di fare una lista civica. È tutto ancora da valutare, insomma, ecco. La valuteremo insieme agli alleati, giustamente. Dovrete poi anche valutare anche aperture verso la Brussa, verso poi l'Idoltanea, insomma, aree che un po' alla volta si stanno sempre più ricavando il loro spazio per quanto concerne il turismo. Giustamente fanno parte del territorio di Caorle, quindi giustamente di dare la giusta attenzione anche per Brussa, per Duna Verde, per Valle Altanea, per tutte quelle frazioni, San Giorgio, Ottava Presa, tutte quelle frazioni che hanno la sua peculiarità, è giusto che venga data l'attenzione che merita. Lei come vede Caorle? Da una parte, ha detto bene, da una parte la Brussa con una valenza legata al green, d'altro canto la realtà di Caorle e poi l'emergente, Lido Altanea appunto, che vede molto questa novità per quanto concerne appunto il territorio di Caorle, una città che quindi spazia in diversi ambienti. Sì, certo che bisogna tenere sempre in considerazione l'ambiente, che l'ambiente è la prima cosa che noi ci teniamo a dirlo in sostanza, però da qui bisogna far stare insieme, diciamo così, il mondo che cambia e con la tutela soprattutto però dell'ambiente. Da Caorle andiamo a Jesolo, qui abbiamo sentito il sindaco Zoggia che chiede al governo più attenzione proprio per il litorale. Insomma, si cerca di risolvere il problema dello spiaggiato, allo stesso modo si cerca di risolvere il problema dell'erosione. Le richieste che ho fatto, non solo a nome della città di Jesolo, della mia città, ma anche a nome degli altri comuni della Riviera, sia della provincia di Venezia che di Rovigo, le tre cose che ho chiesto sono: primo, le risorse necessarie per poter far fronte alla prossima stagione estiva 2016 al ripascimento e una semplificazione anche su quello che è l'iter per avere l'autorizzazione a fare il ripascimento, perché l'iter attuale è troppo lungo, essendo ormai a marzo. Bisogna accelerare al massimo i tempi, in considerazione che fra un paio di mesi, anche meno, parte la stagione. La seconda cosa, ho chiesto sia al ministro che all'assessore dell'ambiente di poter avere finalmente un progetto in cui va a dare una sistemazione definitiva a questo problema che ormai c'è da tantissimi anni, con un dispendio di risorse importanti, e quindi di trovare un progetto definitivo che vada, come in altre località d'Italia, a risolvere il progetto. E qua direi che sono stato abbastanza soddisfatto dalla risposta del ministro, il quale ha chiesto alla regione di presentare un progetto, no, ovviamente non solo per Jesolo ma anche per le altre spiagge del litorale, che sicuramente lui si sarebbe attivato da subito per poter finanziare questo progetto strutturale definitivo. La terza cosa che ho chiesto, anche qua ho avuto soddisfazione della risposta del signor ministro, è quella di convertire per quanto riguarda lo spiaggiato, che purtroppo ogni anno si riversa sulle nostre spiagge, di non considerarlo più un rifiuto, quindi con tutti i costi che ne conseguono per lo smaltimento, raccolta eccetera eccetera, ma di considerarlo biomassa, perché abbiamo tantissime aziende che ci chiedono di raccogliere gratuitamente, anzi qualcuno anche ci darebbe delle risorse per poter poi con questa biomassa produrre dell'energia, quindi da un costo che sostiene la nostra collettività importante potremmo avere addirittura delle risorse e quindi trarre dei vantaggi anche economiche. Direi che la riunione si è chiusa positivamente, almeno adesso intanto a parole, però
spero che poi arrivino anche i fatti e quindi le tre richieste che possono andare avanti ed essere in qualche modo esaudite, sia, ricordo, per Jesolo ma anche per gli altri comuni. Parliamo anche di turismo e dei milioni che arrivano grazie al Vegal proprio nel territorio del Veneto orientale. Sono 6 a quanto pare i soldi per turismo e agricoltura. Presentato da Vegal il piano di sviluppo locale 2014-2020, Vegal ha tenuto un incontro per gli enti pubblici e i consorzi del comprensorio per presentare i fondi disponibili per lo sviluppo del territorio richiesti da Vegal lo scorso dicembre 2015 alla Regione Veneto. Sono 6 milioni di euro da gestire, in particolare in due progetti chiave, itinerari e parco alimentare. Continua così l'investimento sugli itinerari turistici della litoranea veneta e sulle aziende agricole. Per questa sessione di finanziamenti l'attenzione andrà alle attività private legate all'agricoltura. In generale saranno previsti bandi e finanziamenti per i comuni per gli itinerari Gira Lagune, quindi Cavallino Treporti, Jesolo, Eraclea, Caorle, San Michele, e Gira Lemene, con Caorle, Concordia Sagittaria, Portuguaro e Gruaro, Gira Livenza, con Caorle, Torre di Mosto, San Stilo di Livenza, Ceggia, e Gira Tagliamento, con San Michele a Tagliamento, Fossalta di Portuguaro, Teglio Veneto. Itinerari che si snodano lungo gli omonimi fiumi, per azioni di valorizzazione, messa in sicurezza e realizzazione di strutture, con una spesa stimata di 400.000 euro ciascuno. Le aziende agricole, invece, potranno beneficiare dei finanziamenti per il parco alimentare, destinati a chi produce determinati prodotti, a chi vuole realizzare investimenti aziendali per la creazione di punti vendita di qualità, a chi vuole investire sulla filiera corta e sulla valorizzazione dei paesaggi rurali. Altri fondi sono destinati a progetti per agriturismi e fattorie didattiche, creative e sociali, oltre agli 800.000 euro disponibili per il recupero di immobili tipici dell'architettura e del paesaggio rurale. Andiamo nella città dell'Emene, a Portuguaro. Il presidente della Fondazione Santo Stefano, Bertoncello, ci spiega come 4 fondazioni serviranno a promuovere l'opera metropolitana. Siamo con il presidente della Fondazione Santo Stefano per la presentazione di un interessante programma dal titolo L'Opera Metropolitana. Sì, diciamo che ormai è da parecchi anni che Fondazione di Comunità Santo Stefano, in collaborazione con Fondazione La Fenice e la Fondazione di Venezia, realizza queste iniziative sul territorio. Sono iniziative gratuite che servono per far conoscere le tre fondazioni e per creare momenti culturali nel territorio portoguarese. Sono 4 le fondazioni in provincia di Venezia: una è la Clodiense a Chioggia, una è a Milano, una è a San Donato e una a Portoguaro. Tutte e 4 queste fondazioni realizzano questi programmi che, vuol dire, interessano i comuni del territorio. Nel caso nostro le iniziative si svolgeranno nel comune di San Stino quest'anno, nel comune di Concordia e nel comune di Portogruaro. Sono iniziative che coinvolgono anche le scuole e mi pare una cosa interessante, perché non solo perché è gratuita, ma anche perché veicoliamo, voglio dire, le conoscenze nel territorio. A Concordia Sagittaria invece l'associazione Assai che si presenta. Siamo andati a vedere con il nostro Aldo Curtarelli. Siamo con il dottor Pietro Maffei dell'ospedale di Padova, lei lavora a Padova, qui a Teson di Concordia Sagittaria per una serata a favore dell'associazione della sindrome di Astrum. Ecco, qual è il suo ruolo in tutta questa manifestazione, ma soprattutto perché lei viene dall'ospedale di Padova, per cui vuol dire che è anche un'associazione ampia? Certamente, io ho un duplice ruolo: da un lato sono un medico e quindi seguo i pazienti da ormai numerosi anni, da più di 10 anni, e siamo un po' un punto di riferimento per i pazienti italiani e abbiamo numerose collaborazioni anche a livello internazionale. L'altro ruolo che ho questa sera è quello di essere presidente dell'associazione Assai, che è l'associazione dei pazienti italiani con questa sindrome, e quindi in questo senso questa sera noi promuoviamo questa associazione, che non ha, è una onlus, non ha uno scopo di favorire la ricerca, ma di promuovere il benessere dei pazienti, le famiglie e in qualche modo, come dire, l'autonomia e la crescita di pazienti, ecco, e famiglie. Ecco, lei lavora in ospedale, conosce bene la sanità, lo Stato fa quello che vuole e il meglio che può, ma se non abbiamo i cittadini che partecipano e che si autofinanziano anche per migliorare le condizioni di vita di noi stessi tutti,
per cui questa sera è fondamentale. Lei che è un medico, cosa si sente di dire? Ma io direi sì, questo è assolutamente vero, anche se fortunatamente viviamo in una regione in cui c'è sempre un grande interesse anche per le patologie rare, che hanno dei percorsi anche dedicati, quindi da questo punto di vista il nostro sistema sanitario garantisce questa tipologia di paziente. Però è anche vero che le risorse sono limitate e le conosciamo tutti, e quindi anche l'autofinanziamento è assolutamente importante per avere qualcosa di più. Quindi... Ecco, lei da medico cosa si sentirebbe di dire ai cittadini che stanno guardando il telegiornale, tenendo per conto che questa intervista va su tutto il nord Italia e anche in tutta Europa? Quello che voglio dire ai cittadini è di mantenere un elevato livello di sensibilità verso queste persone che sono disagiate, non solo per la malattia ma per il fatto che sono poche, e quindi essere presenti in associazione, ritrovarsi, avere un'associazione e unirsi, come dire, è una cosa estremamente importante per loro. E quindi anche i cittadini, quello che chiedo è di cogliere, di avere questa sensibilità nei confronti di queste patologie. C'è anche una giornata nazionale, internazionale, dedicata alle malattie rare, appena c'è stata pochi giorni fa, e quindi tutto questo serve sicuramente per tenere vivo la loro presenza anche attivamente. Penso che sia giusto dirgli un grazie a lei, dottore, per quello che fa, a nome anche di tutti i telespettatori che in questo momento lo stanno guardando. Grazie a voi per il supporto e per la pubblicità che riuscirete a dare all'evento e in generale anche alla nostra associazione. Grazie ancora, buonasera a tutti. Gli scatti dal territorio adesso con Vinicio Scortegagna, fotoreporter. Si ferma il telegiornale del Veneto Orientale, si ferma qui. Vi ricordo che per contattarci basta inviare una mail a redazione @media24srl.it oppure chiamate lo 0421 74674. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di weekend con la nostra rete, e grazie ancora per aver scelto la nostra informazione. A risentirci.